Una fiamma al giorno, energie del 24 di luglio. Scegliete la vostra variante, onice nero, celestite, quarzo rosa. Anzi, mettiamo questo qua che è un po' più grande, il quarzo rosa, questo è un po' più piccolino. Allora, chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci le energie del 24 di luglio. Onice nero, qua c'è qualcosa che ci porterà all'azione. Chi ha scelto onice nero sarà chiamato a prendere delle decisioni e agire in base alle decisioni che appunto deve, è chiamato a prendere. Quindi sarà proprio un vero invito, un invito forte all'azione. In questa azione sarete ispirati, quindi è importante che questa azione rispecchi un pochino quello che sentite essere giusto e quello che sentite essere la vostra verità interiore. Quindi in realtà è un richiamo a ascoltarsi profondamente e saper agire di conseguenza, e questo infatti materializzerà qualche cosa che è un'azione che ha una sua completezza, che va oltre a quella di una semplice azione. Quindi è importantissimo che questa azione sia portata dal divino, sia supportata dal divino, e quindi che possa avere come effetto, diciamo, un risultato, ecco, che ha un suo valore importantissimo. Tutto questo è rivolto alla comunità, quindi sarà un'energia che viene rivolta agli altri in generale, quindi sarà un qualcosa che comunque va a beneficiare appunto la comunità oppure le persone che gli stanno intorno. E questa è un'energia supportata da Urano, Urano che arriva tramite una illuminazione che porta a un cambiamento nella comunità. 11 è proprio la casa della società, dei gruppi, degli amici, quindi sarete chiamati a sentirvi, ascoltarvi dentro ed agire in favore della comunità. Vediamo un po', celestite. Ah, qua c'è un risveglio, una comprensione che va talmente oltre da crearvi, diciamo, anche un risultato, direi anche addirittura immediato, di benessere e di soddisfazione e di una riuscita insperata. Perfetto, quindi una riuscita insperata dovuta a un'illuminazione, a un qualcosa di che fa diciamo che risuona un po' come un risveglio, una luce che irrompe e vi porta a comprensioni incredibili che vi porteranno, diciamo, appunto anche quasi immediatamente a beneficiarne a tutti i livelli, anche proprio concreto. E questo comporta appunto vedere le cose in una maniera diversa, entrare nell'ottica dell'anima e guardare le cose diciamo di questo mondo con un'altra prospettiva, ed è proprio quello che vi porterà questo grande benessere, questa grande, diciamo, ricchezza anche a livello concreto. Quindi è, diciamo, una fortuna veramente insperata. Vediamo un po'. Ok, e questo vi porterà ovviamente a raggiungere dei livelli di armonia, di soddisfazione, di bellezza e anche di diciamo, anche se appunto siete in relazione comunque con le persone che vi stanno accanto, anche di unione a livelli proprio altissimi. Quindi c'è un qualcosa che arriva come un'illuminazione che porta benessere assoluto nella vostra vita, e appunto porterà unione anche nelle relazioni dove c'è separazione. Tutta questa situazione, questa illuminazione, questa comprensione, questo risveglio eliminerà o comunque scioglierà un'energia che vi portate da tempo di separazione. Quindi attenzione, che oggi è una giornata, oggi ovviamente dico non è così ristretta come nel tempo, quindi possiamo anche nei prossimi giorni avere questa situazione, quindi non solo domani, però sarà veramente una giornata fortunata. Vediamo un po'. E c'è l'energia dell'azione, tutto questo vi porterà proprio a godere fisicamente di questa situazione di risveglio, quindi vi porterà non solo benessere ai livelli, diciamo, anche spirituali, ma anche proprio materiali e anche nelle relazioni, anche a livello passionale. Allora, vediamo un po'. Quarzo rosa. Qua si conclude una fase di immaturità, cioè stiamo concludendo una fase in cui non avevamo ancora compreso bene delle lezioni, ora siamo pronti a passare di livello perché siamo chiamati a portare a compimento, quindi a crescere e a maturare, tanto da poter cominciare veramente liberi da questa immaturità, quindi pienamente consapevoli di dover cominciare una nuova fase della vostra vita. Quindi è proprio un nuovo inizio, quindi ci sarà un termine
di qualche cosa, cioè quindi ci sarà un evento che porterà, in cui voi porterete a compimento una situazione finalmente e comprenderete di esservi liberati completamente di questo peso dell'immaturità e potrete cominciare davvero responsabilmente la vostra vita, privi di condizionamenti e di, diciamo, di pesi che non vi servono più, questo è il karma. E diventerete padroni del tempo, certamente. Quindi qua non è più essere legati a situazioni di limite, di spazio e di tempo, ma questa consapevolezza, questa maturazione vi porterà a essere più padroni e più consapevoli del vostro tempo. Quindi proprio cominciare a creare proprio energia di fruttificazione, di raccolta finalmente piena e soddisfacente. Potrebbe anche essere un qualcosa relativo alle arti, o comunque c'è proprio la simbologia della creatività, creare finalmente in maniera consapevole una nuova fase della vostra vita. Vediamo un po'. Energia astrologica. Eh sì, potrebbe anche essere qualcosa relativo alle relazioni, in cui avete trovato equilibrio, maturazione, siete pronti a relazionarvi con maggior responsabilità, consapevolezza, creatività e padronanza. Quindi comincia una nuova fase di soddisfazioni anche dal punto di vista in generale, ma anche dal punto di vista delle relazioni.